stato presentato alla stampa il primo premio letterario Memoria Storica a Torresina, racconti, aneddoti, rossoblù tra prosa e poesia, in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari e il CUS Sassari. Ai nostri microfoni il presidente dell'Associazione Memoria Storica a Torresina, Andrea Sini. Noi dall'Associazione Memoria Storica Torresina sosteniamo da sempre che la Torres non sia soltanto un'entità sportiva, ma sia parte integrante della storia, della cultura, delle tradizioni della città di Sassari da oltre 110 anni. E quindi abbiamo pensato di sfidare i tifosi, gli appassionati, anche quelli che magari da parecchio tempo non vanno allo stadio, chiediamo loro di cimentarsi in un racconto o in una poesia in lingua sassarese o in italiano, nella quale possono riversare i loro sentimenti sulla Torres. Possono essere racconti inventati oppure racconti che fanno riferimento a fatti realmente accaduti. Ognuno di noi ha il suo racconto della Torres, ha la sua prima volta all'acquedotto, ha il suo ricordo della volta che è andato con suo babbo, con suo nonno per mano allo stadio. Ecco, noi puntiamo su queste storie, vogliamo che la gente le tiri fuori e le metta per iscritto, e siamo qui disposti a pubblicizzarle, a leggerle in pubblico e a premiarle anche. Si vediamo la Torres. Già lo sai.